Il carro armato è un veicolo da combattimento terrestre e marino, adatto ad ingaggiare scontri in movimento anche su brevi distanze. Adesso, se io dopo la parola carro armato aggiungo vivente, quindi carro armato vivente, che cosa potrebbe venirvi in mente? Fatto pure la rima. Signori, l'Ankylosaurus è uno dei più conosciuti e popolari dinosauri mai scoperti. E pensate, è così importante che un'intera famiglia di dinosauri è stata nominata in suo onore. Lo avete chiesto in molti e quindi eccovi serviti. Nonostante lo abbia già menzionato e ne ho parlato un pochettino nel video in cui parlo della Hell Creek Formation, oggi vado un po' più in profondità. Detto questo, ragazzi, vi ricordo di lasciare like, iscrivervi e condividere per aiutare il canale a crescere. Nel 1906, una spedizione del Museo Americano di Storia Naturale guidata dal paleontologo americano Barnum Brown scoprì l'esemplare tipo di Ankylosaurus magniventris nella formazione Hell Creek, vicino a Gilbert Creek nel Montana. L'esemplare, trovato dal collezionista Peter Kaizen, consisteva nella parte superiore di un cranio, due denti, parte del cingolo scapolare, vertebre cervicali, dorsali e caudali, costole e più di 30 osteodermi, ovvero le placche corazzate. Brown descrisse scientificamente l'animale nel 1908. Il nome generico deriva dalla parola greca ankylos, piegato o storto, che si riferisce al termine medico ankylosi, ovvero la rigidità prodotta dalla fusione delle ossa nel cranio e nel corpo, e sauros, che vabbè, significa lucertola. Il nome può essere tradotto come lucertola fusa, lucertola rigida o lucertola curva, però il nome della specie tipo, ovvero magniventris, deriva dal latino magnus, ovvero grande, e dal latino venter, che sarebbe pancia, con riferimento alla grande larghezza del corpo dell'animale. La ricostruzione scheletrica che accompagnava la descrizione nel 1908 restaurò le parti mancanti in modo simile a quelle dello Stegosaurus, e Brown paragonò il risultato al mammifero corazzato estinto, il Glyptodon. In contrasto con le raffigurazioni moderne, la ricostruzione simile a uno Stegosaurus di Brown mostrava arti anteriori robusti, una schiena fortemente arcuata, un bacino con punte che sporgevano in avanti dall'ileo e dal pube, nonché una coda corta e cadente senza clava, che era ancora sconosciuta all'epoca. Brown ricostruì anche le piastre dell'armatura in file parallele che correvano lungo la schiena. Questa disposizione era puramente ipotetica. La ricostruzione di Brown divenne molto influente, e fino agli anni 80 furono pubblicati restauri dell'animale basati sul suo diagramma. In una revisione del 1908 della descrizione dell'Ankylosaurus di Brown, il paleontologo americano Samuel Wendell Williston criticò la ricostruzione dello scheletro in quanto basata su troppi pochi resti e affermò che Ankylosaurus era semplicemente un sinonimo del genere Stegopelta, che Williston aveva nominato nel 1905. Inoltre affermò anche che una ricostruzione scheletrica del relativo Polacanthus da parte del paleontologo ungherese Franz Nopcsa era un esempio migliore di come sarebbero apparsi gli anchilosauri in vita. L'affermazione di sinonimia non è stata accettata da altri ricercatori e i due generi sono ancora oggi considerati distinti. Brown raccolse ulteriori 77 osteodermi durante lo scavo di un esemplare di Tyrannosaurus nella formazione Lance del Wyoming nel 1900. Menzionò questi osteodermi nella sua descrizione dell'Ankylosaurus, ma pensò invece che appartenessero al tirannosauro. Anche il paleontologo Harry Fairfield Osborne espresse questo punto di vista quando descrisse l'esemplare di Tyrannosaurus come l'ormai sinonimo del genere Dinamosaurus nel 1905. Esami più recenti hanno dimostrato che sono simili a quelli di Ankylosaurus. Nel 1910 un'altra spedizione guidata da Brown scoprì un esemplare di Ankylosaurus nella formazione Scollard presso il fiume Red Deer in Alberta, Canada. Questo esemplare includeva un cranio completo, mandibole, la prima e unica mazza caudale conosciuta di questo genere, oltre a costole e vertebre, ossa degli arti e armature. Nel 1947 i collezionisti di fossili americani Charles Sternberg e T. Potter Shamny raccolsero un teschio e una mandibola, un chilometro a nord di dove fu ritrovato l'esemplare del 1910. Questo è il teschio di Ankylosaurus più grande mai conosciuto, ma è danneggiato in alcuni punti. Una sezione di vertebre caudali fu scoperta negli anni 60 nel bacino del fiume Powder nel Montana, parte della famosa formazione Hell Creek. Oltre a questi 5 esemplari incompleti sono stati ritrovati molti altri osteodermi e denti isolati. La maggior parte degli esemplari conosciuti di Ankylosaurus non furono descritti scientificamente in modo approfondito, anche se diversi paleontologi pianificarono di farlo finché Carpenter non ridescrisse il genere nel 2004. Nel 2017 i paleontologi canadesi Victoria Arbor e Jordan Mallon hanno
ridescritto il genere alla luce delle più recenti scoperte sugli anchilosauri, inclusi elementi dell'olotipo che non erano stati precedentemente menzionati in letteratura, come ad esempio alcune parti del cranio e dei semianelli cervicali. Hanno concluso che, sebbene l'Ankylosaurus sia il membro più noto del suo gruppo, era bizzarro rispetto agli anchilosauri imparentati e quindi non rappresentativo del gruppo. Nonostante la sua familiarità, è conosciuto da molti meno resti rispetto ai suoi parenti più stretti. Come tutti gli altri ornitischi, Ankylosaurus era erbivoro. Il muso largo e piatto era perfettamente adatto per brucare un selettivo tipo di piante basse. I denti di Ankylosaurus erano taglienti sul lato delle corone, piuttosto che sulla punta delle corone, come nei nodosauridi. Stime lo portano da circa 7 a 9 metri, alcune addirittura più di 9. Il peso dell'animale, invece, è stimato per circa 6-7 tonnellate. Nel 1977, la paleontologa polacca Teresa Marianska propose che i complessi sensi e cavità nasali degli anchilosauri avevano la funzione di alleggerire il cranio e che ospitassero una sviluppata ghiandola nasale o che agisse come una camera di risonanza vocale. Carpenter respinse questa ipotesi, sostenendo che gli animali tetrapodi emettono suoni attraverso la laringe, non attraverso le narici, e che la riduzione del peso sarebbe stata minima, in quanto gli spazi vuoti rappresentano solo una piccola percentuale del volume del cranio. Anche l'ipotesi della ghiandola nasale era piuttosto improbabile, in quanto queste zone non avrebbero avuto alcuna funzione specifica. Uno studio del 2011 sui passaggi nasali di Euoplocephalus hanno sostenuto la loro funzione come sistema di calore e bilanciamento dell'acqua, notando il vasto sistema di vasi sanguigni e l'aumento della superficie per la membrana mucosa, che è utilizzata per il calore e l'acqua di scambio negli animali moderni. I ricercatori hanno quindi risuscitato l'ipotesi della camera di risonanza vocale, paragonabile ai passaggi nasali allungati dell'antilope saiga e alla trachea delle gru e dei cigni. Le ricostruzioni dell'orecchio interno suggeriscono un adattamento per sentire i suoni a basse frequenze, come la risonanza a tono basso dei suoni possibilmente prodotti dai passaggi nasali. Tuttavia, l'ipotesi delle ghiandole nasali è stata scartata in quanto la regione olfattiva si trova ai lati delle vie respiratorie principali. La forma delle cavità nasali di Ankylosaurus indicano che il flusso d'aria era unidirezionale, ovvero che andava attraverso i polmoni durante l'inspirazione e l'espirazione, sebbene la bidirezionalità sia possibile. L'allargata regione olfattiva degli anchilosauridi indica un senso dell'olfatto molto sviluppato e la posizione delle orbite di Ankylosaurus suggerisce una buona visione stereoscopica. Gli osteodermi degli anchilosauridi erano molto più sottili rispetto a quelli degli altri anchilosauri e sembrano essere stati rafforzati da dei cuscini distribuiti in modo casuale di collagene e fibre. Questi erano strutturalmente simili alle fibre di Sharpie ed erano inseriti direttamente nel tessuto osseo, una caratteristica unica degli anchilosauridi. Questo avrebbe fornito ad essi un'armatura non solo resistente agli attacchi e ai morsi dei predatori, ma anche relativamente leggera. Anche le palpebre erano corazzate e rivestite dalle ossa palpebrali, che avrebbero fornito una protezione aggiuntiva. La mazza caudale dell'Ankylosaurus era un'ottima arma offensiva e difensiva. Era in grado di produrre un impatto abbastanza forte da rompere le ossa di un possibile aggressore. I tendini della coda erano parzialmente ossificati e non erano molto elastici, trasmettendo alla coda una grande forza per essere usata come arma. Nel 1979, Combs ha suggerito che i diversi muscoli degli arti posteriori avessero il controllo sull'oscillazione della coda e che, spinta con violenza, la mazza caudale avrebbe certamente potuto rompere il metatarso di grandi teropodi come il Tyrannosaurus Rex. Inoltre ci sono anche alcune ipotesi sull'utilizzo di essa nei combattimenti intraspecifici. Tony Talborn nel 1993 ha proposto che la mazza caudale degli anchilosauridi avrebbe agito principalmente come mezzo di distrazione. Vedendola agitarsi, un predatore avrebbe potuto attaccare la coda scambiandola per la testa, in modo che l'anchilosauro potesse colpirlo. Ecco, questa teoria potrebbe portare anche a credere che le mazze caudali di questi animali fossero colorate per attirare l'attenzione del predatore. Sebbene questa idea non sia stata completamente scartata, Carpenter la respinse, in quanto la forma della mazza di questi animali è molto variabile anche tra gli esemplari della stessa specie. Quindi ragazzi, siamo arrivati alla fine, fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Purtroppo ho dovuto utilizzare dei video che non raffigurano effettivamente l'anchilosauro, ma purtroppo nessun documentario lo mostra per più di un minuto. Detto questo, noi ci becchiamo in un prossimo video. Ciao ciao!